L'accoglienza dei migranti. Aumentano gli arrivi in Piemonte e si fa fatica a trovare strutture. A Torino mobilitata la protezione civile. Il prefetto chiede di utilizzare gli immobili pubblici dismessi. Manuela Gatti. It wasn't easy, but I can say God did it for us, you know. Il viaggio non è stato facile, ci ha protetto Dio, ma non lo consiglierei a nessuno, ci dice Vicky, 20 anni, dal Camerun, uno dei 22 migranti ospitati in via temporanea al Centro Municipale di Protezione Civile di Torino, alle Vallette, uno stanzone allestito dalla Croce Rossa con brandine coperte. Abbiamo passato 2 giorni e mezzo nel Mediterraneo, eravamo in 27 sulla barca, ora mi piacerebbe rimanere in Italia, in pace, senza dare fastidio a nessuno. È Vicky, uno dei volti dell'impennata degli sbarchi al sud, che ora il sistema di accoglienza torinese, coordinato dalla prefettura, fatica a gestire. Ieri un episodio esemplare della confusione, 30 migranti scaricati per errore a Rocca Canavese, dove nessuno li aspettava. Nelle ultime settimane gli arrivi sono intorno alle 500 unità, 500-600 unità, 520 circa. E è un trend, devo dire, contrariamente a quello che si va dicendo negli ultimi giorni, è un trend ancora abbastanza regolare, nel senso che noi abbiamo sempre accolto questi numeri finora. Siamo ai limiti, però finora ci siamo riusciti. La sfida è passare da una gestione emergenziale a una strutturale. Il prefetto immagina così come. Andare a reperire immobili dismessi, magari anche di proprietà pubblica. L'unico limite è quello dei tempi. L'adeguamento di un immobile richiede delle tempistiche che non sempre sono compatibili con l'urgenza del caso.